tentativo per la Tunisia, è cominciato il primo set di questa finale per il terzo e quarto posto, categoria femminile, Tunisia e Turchia. Subito una parata da parte di Leila Overfelli, numero 88 della Tunisia. Quasi due minuti trascorsi nel primo set, ancora 0-0 e sblocca subito con un punto Sivar Ammar. La Tunisia si porta su 1-0, due minuti passati, 8 minutes before the end of the first set. Anche la Turchia vale due punti alla conclusione di Esian Kaliskan. La traversa intanto colpita dalla Tunisia, gran tiro alla distanza. Assegno la Turchia, tre punti di Buket Kessin, 4-1, partita forte la Turchia in questo primo set. Assegno la Tunisia, un punto per Amani Salmi. Vi ricordiamo che i gol possono valere uno o due punti a seconda della modalità con cui vengono segnati. In questo caso l'arbitro ha decretato un punto per la conclusione della Tunisia. Con il possesso della palla sono passati 3 minuti e mezzo nel primo set. Altro errore, altro recupero, questa volta la Turchia. Al volo non vale il tentativo di servire di Skenderoglu che aveva realizzato, ma dopo aver oltrepassato la linea dell'area annullata la rete della Turchia si resta sul 4-2. Attacca la Tunisia lateralmente con un grande angolo di tiro a Amani Salmi, un punto per lei perché non c'è stata la piroetta in questo caso, ma meno uno per la Tunisia, 4-3. E questa volta oltrepassa l'area la Turchia, non vale neanche questo gol, si rimane sul equilibrio, 4-3, 4 minuti e mezzo sono passati. In palo colpito la numero 20 Sina Fadlum. Assegno la distanza, un gran gol della Turchia che si porta sul 6-3 quando siamo esattamente a metà del primo set, 5 minutes before the end of the first set. Così. 6-2 Turchi e Vince Tunisia. Come si chiama il posto qua? Arena? Arena del Mare. Arena del Mare. Perché c'ho i colleghi che sono... Risponde, 3 punti la Tunisia, poi è proprio sorpresa.
Bravo, bravo! Ma se la conduzione della Lux in stanza. I cicchi! Il rigore realizzato da tutti a 8-5. Serpino Iskenderlo blu. Amani Sani accorcia la distanza, vale 1 punto la sua conclusione, vale 2 la Tunisia. Ricordiamo che c'è il palio del terzo posto, che si è portato a dire Dani Harana nel frattempo, e di Salina Arfaui che si oppone con il piede alla conclusione della Turchia, per rimanere in attacco con 4 minuti sul cronometro. Vale 2 punti per questa volta, la pirouette c'è stata e si è conclusa con un fantastico pallonetto 8 pari, 3 minuti e mezzo da giocare. Intervento arbitrale, non è d'accordo l'allenatrice della Tunisia. Ci sarà una rimessa in attacco per la formazione turca. Per vie centrali, che parata di Samir Arfaoui, il salto col piede e tra gli ultimi 3 minuti, last 3 minutes of this first set, it all, il foil clamoroso all'incrocio di pali, una conclusione perfetta. Imparabile questo tiro da tutti e si riporta il vantaggio sulle 18. Allo sanzionato il numero 8 della Turchia, ci sarà un rigore per la Tunisia che può pareggiare. Il rigore sempre comunque 2 punti. Castellino Safa Ameri 10 pari. Ragazzi, fa caldissimo questo primo set, poco più di 2 minuti e spero che sono in perfetta parità. Anche da un'altra conclusione all'incrocio, questa volta di poco fuori, ultimi 2 minuti in arrivo qui all'arena del mare per questa finale, terzo e quarto posto. Primo set in corso, equilibrio totale finora tra le due squadre. Cavo in attacco, riguarda tutti ai tentativo dalla propria porta, ha lasciato stupefatta la difesa avversaria perché Turku ha realizzato il 12-10. La conclusione arriva ora, senza il passivo, ovvero lo
scadere quasi. Ha dovuto avere tempo timeout, 45 secondi. 14 Turchia, 12 Tunisia. Ultimi 45 secondi del primo set, Tunisia e Turchia in campo all'Arena del Mare di Pescara. Si sta disputando la finale per il terzo e quarto posto della handball femminile. Conclusione sbagliata di ieri di Maz, e ora la Tunisia con un attacco fondamentale sotto di due punti ha bisogno di provare il vero gol. La nazionale Tunisia time out, vuole ragionarci sopra l'allenatrice Tunisia. E su questa azione si gioca il primo set. Colpito il primo volto la portiere della Tunisia che ha salvato il risultato in primo set. 9 secondi da giocare, ricordiamo, se il punteggio della serie è parità sarà il golden goal ad assegnare il primo set. La prima squadra che troverà la linea gol vincerà il parziale. Ultimi 9 secondi, la Tunisia ha l'opportunità di vincere il primo set. Altrimenti sarà golden goal. Sono aumentato ancora le nostre sviluppo si fa la promozione della esibizione. Il golden goal per assegnare questo primo set. La prima squadra che segnerà un gol vincerà il parziale. Nel frattempo in campo le sue gols per un stacchetto. Gol e poi sta che gol delle Sweet Italia tra pochissimo. E allora tu ne sei Turchia, la prima che segna vince il primo set. Sogniamo con attenzione questo gol e gol qui all'Arena del Mare. Ora la palla pesa tantissimo nelle mani delle giocatrici in campo. Assegno la Turchia!
è sufficiente per aggiudicarsi. Il primo set, tutti a 15, Tunisia 14, e adesso sì, possono entrare le nostre Sweet Dolls d'Italia. Stampa di uomo.
Eccola, aperto il file, con lì. Si dovrebbe lanciare la Tunisia al volo, non valido il gol. Insomma, è incredibile. E il palo clamoroso colpito dalla Turchia e poi realizza un grandissimo gol. Proprio lei ancora, e si dà Kaliskan 4-0. Eccezionale questo tentativo del numero 24 in maglia rossa. Deve ripulire la colonna. La faccia un rigore assegnato alla Tunisia. Sixto kick, no. Sixto stroke for Tunisia. Espulsione temporanea per la Turca. Sono passiva Ammar. Assi viene assegnato a Safa Abeli nel tentativo di sbloccare la frazione e ce la prende. Bravissimo rigore di Safa Abeli, 4-2, si sblocca la Tunisia. È una grande parata in questo caso di Leia Overfeli. Il gioco per un piccolo infortunio e approfittiamo per ricordarvi che questa sera al porto turistico di Pescara un grande evento da Balkan Night dalle 19.30 alle 17 con Umberto Palazzo, dalle 21.30 live da Balkan Bistro Street Band e se ne avviamo a Pescara Green Night Special Event at Tourist Report Tonight Balkan Night at Plus 9. Intanto l'errore non va il tentativo di Davis Ilmaz, che è dato una traiettoria a pallonetto ma non è riuscita ad passarla nella maniera giusta. Si resta sul 4-2 Tunisia nel possesso di palla. Un punto per la una palla incredibile di Owen Frelli con il piede, ha provato ancora una volta da fare porta la Turchia. Adesso viene a cercare una conclusione anche da lunghissima distanza, che è primo set due volte è riuscita a segnare dalla propria porta. In questo caso la parata piuttosto comoda, il Borre Dudu riparte la Turchia. Conclusione con incredibile potentissimo il tiro di Bucket e Kerskine, vale il 6-3, sono due i punti assegnati questa conclusione della distanza. L'errore in questo caso per l'attacco tunisino, ha bisogno di segnare la Tunisia perché ha già perso il primo set e è sotto per 6-3 nel secondo quando mancano 6 minuti 6 minutes before the end of the second set 6-3 Turkey against Tunisia. E un'altra parata strepitosa sempre lei della Overfeli con il numero 88.
se rimane però una casa un po' offensiva della Turchia. Allora il pallone in attacco. Fischio arbitrale, dovrebbe esserci un rigore in favore della Turchia, c'è stato un contatto. Pronta con il numero 13, Serpi, Iskenderoglu. All'angolino, grandissimo gol di Serpi, Iskenderoglu, sempre lei nel 8-3. Quando vai dalla conclusione a segno della Tunisia. Purtroppo ci sono un piccolo infortunio in campo, per questo il gioco si ferma momentaneamente. Io ne approfitto per ricordarvi che tutto il merchandising ufficiale di Pescara 2015 è disponibile nel point accanto alla nave di Cascella, dove potrete acquistare braccialetti, t-shirt, cappellini e tanti altri gadget per diventare parte della squadra e acquistare i gadget ufficiali di Pescara 2015. Intanto un applauso alla atleta tunisina che si sta rialzando. Oggi official merchandising over Pescara 2015, Risa Valleyball e The Point Next to Nave di Cascella. Bracelets, t-shirts, cups and marks, be part of the team, purchase the official gadgets of Pescara 2015. Inoltre i nostri ragazzi dell'InfoPoint vi aspettano ogni giorno alle box accoglienza situato all'ingresso dello Stadio del Mare. Vi troverete tutte le informazioni su Pescara 2015 e il programma giornaliero delle gare. Only official merchandising of Pescara 2015 is available at the point next to Nave di Cascella. Bracelets, t-shirts, cups and mugs, be part of the team. Device of the info point are available all the days at the info point at the entrance of Stadio del Mare. You will find all the information about Pescara 2015 and the day program. Un applauso alla sfortunata giocatrice tunisina che purtroppo lascerà il campo in parella. Ci auguriamo ovviamente che non sia nulla di grave per lei. Il gioco sta per riprendere, siamo praticamente alla metà del secondo set, tutti avanti 8-3. E due grandi parate di Merva e Turdu che salva il risultato. Preziosissimi questi interventi perché consentono alla Turchia di restare avanti in 5 lunghezze. E dall'altra parte un'altra grande parata di Leia Overfelli, anche lei purtroppo ha subito un colpo e l'impatto con il pallone, molto potente il tiro effettuato dalla giocatrice turca ed è costretto ad uscire momentaneamente dal campo Leia Overfelli. Al suo posto rientra Samira Harfawi. La Turchia con 4 minuti e mezzo da giocare riparte in attacco.
Marco vincente, 2 punti. La Turchia sta provando a scappare sulle 10-3 in questo secondo set. Asenio con una rete incredibile all'incrocio di poi, e ancora dalla porta un altro gol, 12-5, magnificato lo splendido gol realizzato dalla Tunisia. Entriamo negli ultimi 4 minuti, last 4 minutes of this second set. Imprecisa la conclusione di Sivar Ammar. La Tunisia comincia a farsi dura perché sono 7 i punti da recuperare. Dopo aver perso anche il primo set, ancora a segno la Turchia, 1 punto. 13-5. Vicinissima al terzo posto la nazionale turca. E ricordiamo che il primo e il secondo se lo contenderanno la Grecia e soprattutto l'Italia alle ore 20, la finalissima. Qui all'Arena del Mare, imperdibile, la sigla delle azzurre. Possono cercare di alzare il trofeo proprio in casa, proprio qui a Pescara. Assieme ancora la Turchia, altri 2 punti. 15-5, è stato un vero e proprio dominio turco in questo secondo set, il timeout di Tunisia. Poco meno di 3 minuti da giocare. Sono qui all'Arena del Mare, 15-5 per la Turchia in questo secondo set. La nazionale turca è vicinissima al terzo posto. Ricordiamo anche la finale maschile in programma appena dopo quella femminile alle ore 20:50. A contendersi la medaglia d'oro saranno le nazionali di Cipro e Tunisia. Tentativo respinto dalla difesa turca, ci avviciniamo agli ultimi 2 minuti di gioco. Assegno con 1 punto, anzi con 2 punti, scusate, la Tunisia 15-7, ultimi 2 minuti, last 2 minutes of this match. Tutti in Russia, in Turchia, in Tunisia. It's the final for the 2 place of the women's tournament of beach football. Un gran gol intanto che assiste la Tunisia, però 6 con l'aiuto del palo ha realizzato Staffa Averi, 15-9. Non muore fino alla fine, come ci sono che sia la Tunisia, la parata, ma la Turchia recupera il pallone e va la grande parata con il piede. Bravissima Stella Alfaul, 1-3-20, affrettamente per la Tunisia che sotto di 6 realizza però un altro gol. E non 4, attenzione, tutto il aperto qui all'Arena del Mare. Stiamo parlando dell'ultimo minuto, last minute of the game. Turchia, l'alternativo realizza. Annullato, attenzione, non è valido prima della Turchia, la Tunisia può ulteriormente avvicinarsi, ma deve andare assolutamente a segno in questa zona, fallo e messa in attacco, 40 secondi il tempo stringe per la Tunisia che tenta gli ultimi assalti. Un altro fallo questa volta
affrettami il tiro alla spalla e a questo punto un altro gol alla porta, incredibile! Serve Turdu, 17-11 la Turchia, ormai possiamo dirlo, chiude al terzo posto questi giochi da Mediterraneo su Spiaggia, categoria femminile di Beach Handball. Un applauso e area di mare a entrambe le squadre. 17-11. La Turchia festeggia la medaglia di bronzo conquistata. E tra pochissimo ancora l'ore su Tolz Italia, un'altra splendida esibizione. Prima però l'ingresso delle mascot. E poi qui le mascot ufficiali di Pescara 2015, Pescarino e Pescarina. Un applauso dell'area del mare. Le mascot salutano i vincitori. I'm gonna see you.